Anticipazioni il paradiso delle signore 8. Arriva l'amante segreta di Vito. Il paradiso delle signore prosegue e, nel corso delle prossime puntate, ci sarà una scoperta molto importante che riguarderà Vito e Maria. Infatti, dopo tutti i dubbi della Puglisi, emergerà un altro dettaglio non trascurabile che farà saltare per sempre la loro unione, ossia un tradimento. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni il paradiso delle signore 8. Vito ha tradito Maria in Australia. Nel corso delle puntate già andate in onda del Paradiso delle Signore, i telespettatori hanno assistito alla relazione altalenante tra Vito e Maria. Quest'ultima, infatti, dopo aver conosciuto Matteo, ha iniziato ad avere molti dubbi sulla sua relazione con Vito. Anche quando quest'ultimo è tornato a Milano, Maria è apparsa sempre più indecisa ed anche lo stesso la Mantia, infatti, l'ha invitata a riflettere sui suoi veri desideri. Nel corso delle prossime puntate, però, si arriva ad un punto di svolta in questa vicenda. Infatti, Vito decide di fare una grande mossa per riconquistare Maria e farle una proposta di matrimonio in grande stile. Intanto, la Puglisi comprende i sentimenti di Matteo verso di lei ma non sa se li può ricambiare, considerando anche le pressioni della famiglia perché si sposi quanto prima con Vito come previsto. La proposta di matrimonio pubblica e in grande stile potrebbe convincere Maria ad accettare. Come svelano le anticipazioni, però, c'è un dettaglio di cui nessuno ha conoscenza. Come si scoprirà, infatti, durante i tanti mesi di permanenza in Australia, lontano da Maria, Vito ha ceduto alla passione con un'altra donna, tradendo la sua fidanzata. Naturalmente il tradimento non sarà di certo facile da accettare per Maria, soprattutto perché il colpo di scena è dietro l'angolo. Anticipazioni il paradiso delle signore 8. L'amante di Vito arriva a Milano. Vito non riesce a trovare il coraggio di confessare a Maria il tradimento. Quindi iniziano i preparativi per il matrimonio, mentre lei cerca di dimenticare Matteo che, dal canto suo, inizia anche un'amicizia con Vito e di conseguenza non se la sente di tradire la Mantia avvicinandosi alla sua promessa sposa. Come svelano gli spoiler, però, la verità è comunque destinata a venire a galla. Infatti, la misteriosa amante di Vito si mette sulle tracce dell'uomo, trovandolo poi a Milano e stabilendosi nel capoluogo lombardo. In questo modo, in tutta probabilità, la donna si fa viva con Vito chiedendogli di tornare insieme a lei, e gelosa per la sua relazione con Maria. In questo modo, il matrimonio tra la Puglisi e la Mantia potrebbe saltare una volta per tutte se lei scoprisse della relazione clandestina avuta da Vito mentre era lontano da lei. Questo aprirebbe le porte ad una possibile relazione con Matteo, mentre rimane da capire che cosa succederà con Vito. Infatti, quest'ultimo difficilmente sceglierà di stare con la sua amante arrivata a Milano. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi come andranno le cose e che cosa vi aspettate dall'arrivo dell'amante di Vito? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.